In Piazza del Mercato si fa la fila anche per ore, anche se adesso in questo momento è libero, per un panino di porchetta. Che c'è di meglio di un panino di porchetta, secondo lei? Beh, c'è un panino... A parte le donne? No, quello che oramai che ci pensa più. Un panino con la mortadella, fresca, tagliata, potrebbe essere equiparata però un panino con la porchetta. Però quello è... Allora, noi adesso siamo con Serafino, quindi Chucks Festival, io entro come sempre nella mia edicola preferita, c'è anche la signora oggi, quindi abbiamo veramente... un bell'incontro, vado, a tra poco. Oltre 10.000 clienti soddisfatti, un'offerta particolarmente ricca con grandi occasioni, auto nuove, usate e a chilometro zero. Maranauto è anche rivenditore Suzuki e Mitsubishi. La soluzione ideale per tutte le tue esigenze è Maranauto. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Spoleto e Terni. Seguici sul nostro sito internet, Facebook e Twitter. Maranauto, la miglior soluzione per l'acquisto della tua vettura. Mettiti seduto, al resto ci pensiamo noi. Abbiamo bloccato la fila perché mentre siamo entrati si è creato, guarda, ci sono persone che stanno aspettando per un panino di porchetta. Quindi, allora, parliamo di festival perché mi sembra ovvio e chissà se Serafino trova tempo tra un pomeriggio e una mattinata qui al suo negozio per andare a vedere gli spettacoli. Sì, certo, sono andato a vedere gli spettacoli, ho visto lo spettacolo della prima sera, naturalmente camuffato perché un porchettaro non può andare a vedere uno spettacolo. Ci mancherebbe altro, com'è ricamuffato? Scusa, un cappello, chiari neri, baffoni. È piaciuto molto lo spettacolo di Cleopatra. Sì. Sentimenti che non hanno tempo, lo spirito della libertà. Io non vado schiavo a Roma, ma mi uccido. Come vedete, i sentimenti nel tempo. Era la Roma, era no, Roma. No, Roma. No, perché sì. E poi la sorpresa del festival è stata la grossa risonanza di successo che ha avuto Giorgio Ferrara con la sua interpretazione bellissima della danza macabra. Non mi sarei mai aspettato un Ferrara così ferrato. Visto invece Ferrara come ferrato? Ferratissimo Ferrara. A parte che gli spettacoli di Ronconi sono sempre impegnativi, ma lui si è assolutamente dimostrato un grande attore. Queste sono le cose che escono fuori da una persona che è sempre in piazza e oggi c'è la moglie qui e si è messa da una parte, però un bacino glielo voglio dare. Non la faccio parlare, posso dare un bacio a tua moglie? Non è che sei sì, un bacino alla moglie. La moglie che si chiama? Marina. I coltelli, questo è il coltello. Tutto qua è finito, mi raccomando, non ha reagito. Sappiamo ascoltare e offrire il servizio più adeguato al momento. Amen. Consapevoli del delicato compito che ci è dato.